Benvenuti a Il Punto, trasmissione settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Eh, nella puntata di oggi sono ospiti nel nostro studio i consiglieri Fausto Galanello del Partito Democratico e Raffaele Nevi per Forza Italia. Buonasera. Benvenuti consiglieri, cominciamo subito con le domande. La prima per il consigliere Galanello. Consigliere, lei è stato anche criticato, ho letto da qualche parte, per l'approvazione della legge elettorale. Lei ha contribuito a questa approvazione, però è stato anche critico. Qual è il problema di questo meccanismo? La legge elettorale presenta alcuni aspetti positivi, come l'abolizione del listino, il doppio voto di genere, tanto per richiamarne alcuni, eh, territorialmente eh, mi riferisco al territorio provinciale di Terni. Abbiamo lavorato perché si potesse giungere ad un'ipotesi di una legge elettorale articolata in più collegi. Una delle ipotesi era quella del doppio collegio. Aspetto anche questo che personalmente non, eh, non condividevo. Perché la garanzia dei territori non era neanche sul doppio collegio, ma su una moltiplicazione di collegi da 5 a 10 collegi. Eh, personalmente avevo anche condiviso alcuni degli aspetti della legge d'iniziativa di alcuni comitati territoriali della regione che avevano appunto presentato una proposta articolata su 10 collegi. Poi c'è la discussione, la discussione democratica che si tiene all'interno di ogni partito, che si tiene nel rapporto. Tra i partiti della maggioranza tra maggioranza ed opposizione alla fine la proposta che è divenuta in consiglio regionale l'ipotesi più maggioritaria era quella sul collegio unico oltre alla conferma dei punti che dicevo prima abolizione del listino e doppio voto di genere una proposta su cui si era in grado meglio di tenere insieme anche un quadro di alleanze di centro-sinistra e su questo ovviamente alla fine ho dato un voto non convinto per spirito di appartenenza dei partito come è eh, diciamo, nella cultura di chi, come il sottoscritto, ha sempre mantenuto le proprie idee e fatto le proprie battaglie all'interno del partito, poi o si sta in un partito o si esce dal partito. Quindi è una logica eh, di appartenenza, in modo critico ho dato il mio consenso, peraltro non determinante perché c'è stato un soccorso del centrodestra all'approvazione della legge stessa. Se non ci fosse stato quel soccorso probabilmente ci avrei pensato sopra. Questo chiama in causa direttamente Raffaele Nevi. Ricordo però, prima di darle la parola al consigliere Nevi, che c'è una terza posizione fuori da questo palazzo con delle manifestazioni che sono state fatte ripetutamente che dicono che questa legge addirittura sarebbe incostituzionale. Gli ultimi in alcuni passaggi. Le ultime dal governo... Eh solo di ieri, invece non ci sono per il governo elementi di incostituzionalità manifesta sulla legge elettorale regionale approvata in Umbria, anche se il governo si, ri si riserva una verifica entro i 60 giorni previsti dalla legge, consigliere. Che cos'è che non va? Ma, eh, Forza Italia diciamo, ha votato contro e abbiamo fatto una controproposta di legge elettorale che innanzitutto poggiava sul meccanismo del, secondo, del doppio turno, Questo avrebbe, ma diciamo, non tanto per eh, questioni di costituzionalità, chiaro che il doppio turno è esattamente eh, quanto ha auspicato la Corte Costituzionale per fare in modo che ci sia eh, una differenza sempre eh, minore tra i voti eh, presi e il, i seggi attribuiti, eh, quanto soprattutto perché pensiamo che il doppio turno sarebbe stato un sistema più idoneo per garantire la governabilità della Regione dell'Umbria con 20 consiglieri regionali, perché chiaramente il turno unico, chi prende un voto in più dell'altro, eh, prende tutto il premio di maggioranza, spinge eh, il sistema verso quelle che eh, abbiamo eh, diciamo così, un po' semplicemente, ma rende l'idea definito, le accozzaie, cioè uno cerca di mettere insieme tutto il possibile per arrivare a vincere prendendo un un voto in più dell'altra coalizione. Ecco questo a discapito spesso, come si è visto anche in questa legislatura, eh, della chiarezza dei programmi e della eh, efficacia poi del governo eh, regionale. Per questo noi abbiamo fortemente criticato questa legge eh, che conteneva tra l'altro nella, nella stessura uscita dalla Commissione anche altre norme che abbiamo definito eh, norme folli perché appunto portavano a una frammentazione eh, del sistema invece che a una eh, unità, tentativo di rimettere insieme un po' le, le forze politiche. Tra l'altro è una cosa che sta particolarmente a cuore eh, al centro-destra e quindi abbiamo su questo fatto una battaglia in Consiglio regionale per far passare alcuni emendamenti che... Spingevano invece il sistema verso eh, la unità soprattutto eh, delle forze eh, di centrodestra. E per questo abbiamo anche deciso di dare un segnale eh, per sottolineare eh, l'importanza di, di queste norme con tre nostri consiglieri eh, che hanno votato eh, a, a favore mh, della legge. Per quanto riguarda il Collegio Unico, io sono convinto che. È, eh, stato una follia eh, averlo messo eh, perché penso che al di là di Terni diciamo che poi non è non è un problema di Terni il collegio unico, come qualcuno dice, è un problema dei territori limitrofi e alle grandi aggregazioni urbane, dei territori cosiddetti marginali, che chiaramente avranno molta più difficoltà a poter eleggere un consigliere regionale. Per questo abbiamo fatto degli emendamenti, ma eh, chiaramente lì la maggioranza è stata granitica nel bocciare questi emendamenti e quindi eh, non, è, non è passato. Io penso che su questo eh, dovremmo andare a verifica, eh, sono convinto che c'è un pericolo che il Consiglio regionale sia fatto da consiglieri regionali che vengono da due o tre aree grandi, aree urbane e a discapito dei territori appunto marginali. Questo sarebbe un impoverimento della rappresentanza che ha tra l'altro subito un grosso impoverimento perché siamo passati, come tutti i cittadini probabilmente sanno, da 30 consiglieri regionali a 20 consiglieri regionali. Ecco, ma consigliere Galanello, allora si sta concretizzando quella che lei ha ravvisato essere una tendenza, il prevalere, cito le sue parole, di una idea dell'Umbria che tende a marginalizzare il territorio orvietano nel caso della sua dichiarazione di qualche giorno fa, cioè eh, stiamo effettivamente andando verso una restrizione della rappresentatività, quindi della presenza del popolo, dei territori dentro l'Aula? Eh, cioè, il mio ragionamento aveva un'altra impostazione, poi ovviamente nella demagogia crescente avvicinandosi alla alla, al passaggio elettorale, c'è diciamo, una reinterpretazione di qualsiasi cosa ecco, che si dice. Io dire? ho affermato un fatto oggettivo che l'Umbria si articola su alcuni sistemi territoriali che ruotano intorno alle maggiori città, mentre ci sono due aree eh, oggettivamente marginalizzate che se parliamo dell'Orvietano è un'area marginale di fatto rispetto all'Umbria anche se è centrale rispetto al paese soprattutto con le grandi vie di comunicazione ecc. poi c'è un'altra area che è la dorsale appenninica che è oggettivamente marginalizzata rispetto al sistema di Perugia quello eh, di Terni o quello di Foligno che sono i centri eh, attorno a cui ruota eh, la, la, una parte significativa della popolazione Umbra però parliamo di aree quindi ad ovest e ad est della nostra regione, di aree che hanno un eh, numero di abitanti importante dislocato in decine e decine di piccole eh, comunità. Il problema è di come eh, l'Umbria riesce ad andare oltre l'organizzazione che tradizionalmente l'ha vista uh, articolarsi in questi 40 anni dalla sua costituzione ad oggi eccetera e riesce oggettivamente a ripensare un sistema di organizzazione istituzionale, il sistema economico eccetera eccetera che rende questi territori partecipi. Ho aggiunto un'altra cosa che eh, probabilmente, anzi io sono convinto che c'è un limite oggettivo di una regione come l'Umbria uh, nel ripensare questo sistema se non in un diverso rapporto con le regioni eh, limitrofe, perché oggettivamente, ad esempio, un'area come l'Orvietano può fare benissimo sistema dal punto di vista economico, sociale, dei servizi. Con l'Alto Lazio e la Bassa Toscana è difficile che possa integrarsi nel sistema economico della Conca Ternana o quello dei servizi della città capoluogo eh, di Perugia. Ecco, su questo si apre anche un dibattito che è quello delle macro... O regioni o comunque di un nuovo regionalismo, eh, l'auspicio è che eh, i confini istituzionali non siano più un limite a questo ripensamento anche del regionalismo umbro, ma diventa anche la possibilità e l'opportunità anche per i territori oggettivamente, ripeto, marginali. Eh, riescano a ricostruire le proprie strategie di sviluppo del territorio. Ho detto in quella dichiarazione che fece un po' di settimane fa che eh, dal punto di vista delle scelte della Regione non esiste il problema. Lo stiamo vedendo in questi giorni, cominciando a fare un bilancio anche sui numeri eh, di questa legislatura di azione della regione. Risorse sui territori, compreso il territorio arbitano, ne sono arrivate per decine di milioni di euro. Il problema non è di risorse, è dell'effetto che queste risorse riescano a uh, generare sui territori, su territori purtroppo sterili rispetto alla capacità di attivare processi per il proprio piccolo dimensionamento dal punto di vista abitativo e invece molto estensivo dal punto di vista territoriale, la possibilità di sviluppare un proprio sistema di attività, di attività economiche, di meccanismi che in qualche modo possano costruire la base per una nuova fase di crescita e di sviluppo di quest'area territoriale. Si fanno un po' anche i bilanci in questo momento, fase di chiusura di questi cinque ultimi anni di legislatura. Lei, presidente Nevi del gruppo di Forza Italia, ha fatto anche una conferenza stampa per spiegare qual è stata l'azione politica e quale sarà la futura azione politica. In questi cinque anni abbiamo attuato, ha detto, un nuovo modo di fare opposizione, quindi basato su. Eh, anziché il eh, semplice no, in che cosa consiste il vostro, la vostra posizione? Ma abbiamo fatto decine, centinaia eh, di, di, di proposte, di iniziative legislative, di atti spettivi, di mozioni, eh, proposte di risoluzione, eh, perché eh, ci siamo resi conto che Oggi eh, dobbiamo fornire al, ai nostri concittadini una proposta alternativa a questo centrosinistra che sta, secondo noi, eh, sbagliando, non facendo le scelte giuste al momento giusto eh, e eh, ha portato eh, la nostra regione a, a purtroppo livelli che, che si possono tranquillamente definire di sottosviluppo visti gli ultimi dati sul PIL, sui consumi pro capite delle famiglie, eh, su anche eh, i dati che riguardano appunto eh, l'export. Ecco, noi abbiamo una difficoltà enorme, sono di ieri i dati per esempio sul uh, la, 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 la diminuzione del livello qualitativo diciamo, della nostra sanità, eh, siamo passati dal terzo posto eh, del 2011 all'ottavo posto in Italia per quanto riguarda eh, la classifica sulla base dei Lea, dei livelli essenziali di assistenza. Questo tutto ci dice che la, la, la Regione Umbria in questi anni, in questa legislatura in particolare, è andata indietro e si è avvicinata in quanto a parametri macroeconomici, in quanto a tenuta del tessuto sociale, a purtroppo le regioni del meridione d'Italia. Eh, abbiamo dei dati, per esempio, parliamo di Orvieto, io sono fatto un intervento recentemente, eh, sempre più umbri che vanno a curarsi fuori regione. Allora noi dobbiamo investire nei presidi ospedalieri, soprattutto quelli delle zone marginali di confine, come non è stato fatto a sufficienza in questi anni, per evitare che in quelle zone eh, i nostri concittadini vadano poi a, a, a uscire dalla regione con un danno anche economico, eh, oltre che Sociale, perché è sempre un problema, ragazzi fuori regione, pensiamo a tutto quello che comporta in termini di spesa per, per i pazienti che appunto sono costretti a andarsi a curare fuori, i parenti che devono magari no, affittare case o camere d'albergo. Ecco, abbiamo quindi la necessità di fare proposte precise che vadano a creare una discontinuità con le politiche che sono state. State portate avanti fino ad oggi, eh, che sono state fallimentari come di, ci dimostrano i dati economici che abbiamo sotto mano. Consigliere Garanello, proprio in questi giorni è in discussione, quindi allo studio di commissione, ed entrambi fate parte della commissione bilancio, il famoso documento annuale di programmazione. Di là nell'altro palazzo, Palazzo Donini, la Giunta regionale ha dato l'ok. Okay al bilancio però ci sono 126 milioni di euro in meno. Ecco, qual è la prospettiva economica della regione? Il problema è questo. Io condivido alcune delle osservazioni critiche che faceva il collega Nevi Pocanza, ad esempio rispetto alla questione della sanità però eh, non dobbiamo eh, diciamo isolarci da quale è il contesto non per trovare delle giustificazioni ma oggettivamente cioè in questa legislatura mi pare che eh, l'Umbria ha subito oltre 400 milioni di tagli al proprio bilancio in un bilancio che al 90% quasi è legato alla questione della sanità eh, un altro bel pezzo i trasporti quindi poco resta è ovvio che per una regione piccola come la nostra, che ha subito una crisi epocale rispetto alla storia anche del regionalismo e anche nel rapporto con le altre regioni, perché una piccola regione si difende meglio, ma di fronte a una crisi come questa è anche più complicato. Penso, parlavo prima di sistemi territoriali come quello Ternano che gira intorno alle acciaierie, cioè la crisi di un'azienda come l'acciaio speciale a Terni compromette seriamente diciamo, il, il quel tipo di sistema economico. Ecc. In questo quadro di crisi generale di tagli non è semplice reggere un sistema, ad esempio, socio-sanitario comunque di qualità come quello che l'Umbria è stato in grado di reggere dentro questa, dentro questa tempesta. Altre regioni hanno fatto scelte diverse a partire dalla vicina Lazio è proprio in epoca di governo del centrodestra, che sono tagliati servizi, ospedali, è stato fatto tutto un accentramento, cioè l'Umbria è atteso a mantenere invece un sistema sanitario di servizi anche di prossimità diciamo, rispetto all'articolazione appunto. Eh, territoriale della nostra regione. Questo è il quadro. Eh, eh, non è semplice su questo continuare e gestire una situazione dove, da una parte, come eh, è stato giustamente fatto, si taglia, si riduce, si razionalizza, poi però restano i problemi a gestire, come oggi succede con l'indipendente delle comunità montane che proprio ieri è stata trovata la soluzione di sblocco per il pagamento degli stipendi. Ma sono processi aperti, appunto. Di semplificazione e razionalizzazione, che poi vanno gestiti dentro una crisi che è quella che continua a permanere. Allora, qui eh, il collega diceva: noi stiamo per entrare, entriamo nel merito, proviamo a ragionare, e soprattutto proviamo ad intervenire, ad esempio, laddove eh, non costa nulla detta tra virgolette. Ad esempio proprio ieri in Commissione, l'altro ieri è approdata anche questa proposta di legge di iniziativa popolare, popolare sul rafforzamento della partecipazione proprio in tema socio-sanitario eh, e del rafforzamento del ruolo nella definizione anche dei processi che portano alla determinazione della spesa delle diverse ASLE, eh, il ruolo dei distretti nel rapporto con le assemblee dei sindaci eh, dei territori e su questo. Questo vedremo, eh, diciamo, cosa succederà in Consiglio e quanto consenso troveremo laddove diciamo, si possono trovare forme che in qualche modo consentano di gestire meglio anche i problemi, anche le difficoltà, anche i tagli. Perché eh, poi, capisco, in campagna elettorale eh, la demagogia la farà da padrone, però credo che... Soprattutto se si ambisce ad essere forza di governo, bisogna essere anche molto chiari e realisti con eh, i cittadini. Ma, consigliere Cananello, vi permetta un tecnicismo: è stato approvato da pochissimo il testo unico in materia di sanità, che racchiude tutte le leggi, quindi questa sarebbe un'aggiunta. Non è che c'è un conflitto fra la legge popolare, che per carità benvengano le leggi di iniziativa popolare, e questo testo che è stato approvato. Il cioè dov'è stato approvato? Il testo sanità ha avviato, sì, avviato un avviato percorso. Reale in commissione come è successo con gli altri testi unici del territorio eccetera. Quindi c'è comunque una possibilità di gestione, stanno ancora nella fase iniziale, ovviamente se avviene in tempi rapidi come noi auspichiamo che avvenga. Il tempo stringe. Eh, consigliere Nevi, lei di ritorno da Bruxelles, che novità ci sono in comunità europea sulla nostra Umbria, a cominciare dalla sua città, dall'acciaio speciale Terni, perché qui siamo in attesa ah. di... La, la, la visita a Bruxelles è stata l'occasione per portare su alcuni sindaci, eh, compreso il sindaco del comune di Perugia, per eh, così conoscere meglio le istituzioni comunitarie. Ospiti del vicepresidente del Parlamento europeo siamo stati Antonio Tagliani, che è un amico dell'Umbria e che cerca diciamo, in tutti i modi di, di sorreggerci, di aiutarci eh, e soprattutto di aiutare le amministrazioni comunali che oggi sono alle prese con un nuovo modo eh, di amministrare. Quindi io penso che uh, occorre, questa è un'altra uh, critica che facciamo, la gestione del centro-sinistra occorre essere più vicini a chi amministra i comuni perché pensiamo che sono loro che sono in prima linea. Ecco, la regione in questi anni invece ha dato un po' l'impressione di voler eh, abbandonarli. Pensiamo per esempio alla questione della riforma endoregionale. Insomma, no? la, la, fa, abbiamo fatto una legge a cui noi abbiamo votato contro convintamente, infatti adesso viene sostanzialmente cancellata. E delegato eh, la, la soluzione di problemi annosi che, tra l'altro, non hanno creato i comuni proprio a, ai, ai comuni. Ecco, noi abbiamo la necessità invece eh, di costruire anche attraverso la, i fondi comunitari, eh, che, che passano attraverso la regione, ma anche quelli che non passano attraverso la regione, che sono altrettanto importanti. Abbiamo parlato. Di Orizzonte 2020, del progetto COSME per le piccole e medie imprese. Ecco, abbiamo la necessità attraverso questi strumenti di eh, portare l'Europa più vicina al cittadino e soprattutto utilizzare meglio i fondi. Che da lì arrivano, che sono cospicui, ma che vanno utilizzati attraverso una seria progettazione, anche di area vasta, mettendo insieme i, i comuni, cercando la regione di eh, trasmettere loro quelle che sono le opportunità, e sono moltissime, che l'Europa offre ai, ai territori eh, come quello dell'Umbria. Ecco, se noi non facciamo questo, io ho l'impressione che eh, spesso parliamo di grandi novità legislative, magari, lo è stato per esempio la legge di semplificazione, ma. Poi se tutto, su tutte queste novità legislative non le trasformiamo e le attuiamo concretamente ogni giorno nella vita che la Pubblica Amministrazione ha sul territorio, la gente non si accorge. E infatti, se tu intervisti diciamo Dieci umbri, penso che la legge di semplificazione non sanno nemmeno cos'è, e soprattutto non ne hanno visti gli effetti pratici attuativi, perché chi gestisce poi poi la pubblica amministrazione non si interessa eh, di trasformare quei principi legislativi importanti che abbiamo per esempio condiviso in strumenti nuovi e più efficaci e, e che, che rendono la pubblica amministrazione agli occhi del cittadino un'amica e non una, eh, un intralcio alla propria vita quotidiana, che è già molto difficile. Prendo lo spunto da qui perché l'opinione pubblica si interroga anche su cose che vengono, a, vengono fuori, consigliere Galanello. Quindi, torno a sentire un rappresentante della maggioranza. Una riforma che è stata fatta, che si è concretizzata, ma i problemi, però, non mancano perché le comunità montane sono senza soldi. Tutto è stato portato all'agenzia forestale. Quindi, c'è qualcosa che non quadra ancora su questa semplificazione, almeno per certi aspetti, come questo delle comunità montane che comunque sono. Posti di lavoro e naturalmente eh, difesa del territorio. ma Io credo che ci sia stata una fase in cui ci si è un po' arresi troppo come politica e come istituzione, diciamo, ad una demagogia imperante a livello più generale, insomma, no? Quindi il messaggio che passa è che. Eh, tutti gli enti sono inutili, eh, no, bisogna tagliare questo avvalso per le comunità montane come per le, come per le province. Io sfido quel, qualsiasi a trovare eh, in un cittadino che qualche mese fa, solo qualche mese fa, eh, avrebbe difeso, non parlo delle forze politiche, eh, le comunità montane eh, o le province. Probabilmente con troppa semplicità si è approcciato a questo tema. Così come quello della semplificazione, sempre l'organizzazione sui territori, la cosiddetta fusione dei comuni, cioè è stata un po' una corsa che poi ti ha messo di fronte a dei problemi oggettivi perché se questi enti sono esistiti per anni nel sistema istituzionale delle regioni, sono enti che hanno delle funzioni, hanno assolto, non stavano lì a passare l'acqua, come si dice per quanto riguarda le attività sul territorio, la gestione, penso, delle comunità montane, la vigilanza sui territori, la gestione dei boschi, del paesaggio, della viabilità rurale e quanto altro. E quindi c'era funzioni e personale. È ovvio che non basta solo un'azione di tipo amministrativo, di semplificazione, occorre ripensare l'organizzazione di quelle funzioni. Si è avviato un ragionamento che poteva passare attraverso le unioni speciali dei comuni, un sistema. Che ha trovato una resistenza proprio nell'organizzazione territoriale, proprio quella dei piccoli comuni, per l'incertezza a fronte della crisi, poi della possibilità di reggere finanziariamente sia la gestione di quelle competenze che l'assunzione di quel eh, personale. E questo ha portato alla richiesta di tempi più lunghi per ripensare un sistema su due aree più vaste che oggi andranno orientalmente ad incidere su quelle che sono le due, eh, le due province. Su questo, invece, proprio oggi sicuramente il ritardo si sta andando ad un nuovo disegno organizza organizzativo che dovrebbe portare a soluzione questo problema. Un minuto per il diritto di replica a questo punto conclusiva. Nelly. No, ma noi avevamo detto diciamo, tre anni fa che la riforma endoregionale non avrebbe funzionato, non perché siamo scienziati né perché abbiamo la, 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 la sfera di cristallo, semplicemente perché parlando con i sindaci ci avevano manifestato delle problematiche che poi si sarebbero incontrate nella fase attuativa però lì c'era da mettere la bandierina che facevamo la riforma eh, della, della, delle istituzioni locali della nostra regione e quindi l'hanno approvata e eh, puntualmente nessuna unione speciale di comune è nata e la riforma oggi viene cancellata eh, e eh, riscritta ulteriormente eh, sarà la volta buona? penso ancora di no perché anche questa volta è fatta con approssimazioni all'approssimazione della regione si è aggiunta l'approssimazione del governo Renzi a livello nazionale perché anche lì forse preso dalla foga di essere quello che riduce, che razionalizza, che cancella eh, lascia degli enormi dubbi che oggi ancora non sono sciolti per esempio relativamente all'utilizzazione del personale o di alcune funzioni delegate che, eh, dalla regione alle province che eh, non si sa bene ancora eh, che fine faranno. Quindi eh, noi dobbiamo essere eh, chiaramente eh, più sul territorio e più attenti a recepire le istanze di chi ogni giorno lavora lì. Bene, questa è la conclusione per oggi, grazie a tutti voi per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.